Buongiorno miei cari, oggi e domani e poi alla Catalla finisce. Grazie per tutte le risate che mi avete fatto fare, anche nei momenti di tristezza. Voi due mi facevano sorridere. Vabbè, dai. Vi venivo ad abbracciare. No, come? Ah no, grazie no, ancora. Mi dispiace che sono a piedi, a quest'ora vi venivo ad abbracciare. Fabio, quelli che mandano sms nel senso che ti insultano, dice, in fondo ti vogliono bene, però in fondo, anche a Peppe vogliono bene, vi voglio un mondo di bene. Che bel messaggio, Squicchi è un ragazzino, quindi ha scritto queste cose e si sente, si percepisce proprio col cuore. È proprio buono, Squicchi, Bravo, vabbè. Squicchi, ti vogliamo bene anche noi. C'è un'altra? Senti, no. Fantastico, grazie, buonissimo. Ciao, ragazzi. Ci mancasse, un dolido. Sono Gesù Lettino nell'ombrellone, uno che ce va a fare. Oh, sì? Premetto che sono tutti uguali lì, attenzione. Ma questi sono trend, per cui adesso c'è qualcuno che dice: io non ci siamo 35, non ci capiamo. No, trend vuol dire che sono alla moda, che di sono tendenza. Dei tempi nostri, insomma, di tendenza, fanno tendenza. Sì, esatto. Potete anche festeggiare i vostri avvenimenti, che ne so, è un compleanno. Aspetta, ora riduce arriva. Sì. Un compleanno, una cresima, una comunione. Anna vice 90 anni, siete andati in pensione, vi hanno regalato l'orologio d'oro e ve lo devono consegnare. Oppure, che ne so, un fidanzamento. Oppure la festa del divorzio! Ma perché deve stare con questa cosa? Ma ci sta mettendo mano, fammi capire. Devo parlare con tua moglie. No, per carità. Non dimenticate il loro slogan. Ci vuoi venere al Lido Venere? Fai pietà, guarda. La Catalla! Però la cosa... Meno male che sono l'ultimo lui, Salve, benvenuta alla Catalla. Chi sei? Salvo. Salvo, Dana. Dana. Noemi. E Giovanni. Ci pensavo un attimo come si è rotta. Avete preso gli adesivi, la cartolina, avete firmato il cartellone, che non lo firmo, succedono cose brutte. Non avete firmato il cartellone, magari ci mettono dei segni, una X, che lo però. Di quanto hai speso per una bottiglia di mezzo litro di vino? Dillo, proprio dai. Stamattina, 21 dillo. Euro. Vabbè, per una bottiglia di mezzo litro di vino hai speso? 21 euro. E poi cammina con una corolla imbagata a coscocce. Ne vogliamo però, parlare? Vittorio, che è un esperto, mi ha detto che sono domanda, stati... Domanda, quanto soldi... hai speso per una bottiglia di vino da mezzo litro oggi? 21 euro. E poi si fa la fila, 4 di mattina per fare sciupia ronda la macchina, giusto? Qual è quel piacere che vi concedete senza badare a spese? Ti piace come argomento? Assolutamente, assolutamente. Nonostante la crisi, nonostante tutto quello che ci sta insomma piovendo addosso. Dai, quella cosa che ti fa dimenticare la crisi per qualche minuto, se non per qualche ora addirittura. Guarda che ci ha portato tuo cognato. Cognata, che è l'anagramma di cotognata, capito? Non c'è quel matto, ragazzi. Meno male che stiamo finendo con essa, meno male, ma credere. Ti crea tutta un'atmosfera intorno, è bello. Poi c'è un nostro amico, un novello DJ, sì, esatto. Una nuova voce di RSC, tra poco, chi lo sa, non lo sappiamo mai, insomma, però si presenta da solo come fanno i veri speaker, vai. Buongiorno a tutti, sono Federico, anche io in questa penultima puntata sono venuto a dare un saluto un po' a Fabio e a Giuseppe, perché onestamente se lo meritano. Ci stava grazie, bene con questa grazie. Voce, il colpo di salve, sono Federico e mi spacchio. Sì, mi spacchio non poco, non poco. Sì, no, perché poco, lui come no, il pazzo no. Non lo direbbe, lui direbbe non poco, capito? Ad ammazzare qui pensavo spacciando non era una più c'ho una batteria un smundao per fare una fotografia ma no che ad ammazzare che ci muoviamo in giro ecco vai dove c'è il lago di Pozzino? Sì, sì, perfetto. C'è ancora. Quando ci viene a trovare, sì, no, sì, so, sì, so, mi chiamerà anche il giorno. Speriamo presto, grazie, ciao, buona grazie giornata. A voi, grazie a voi, ciao. Ah!
Ma ce l'hai la maca tu? Caspita, ne ho tre. La maca Circe c'hai? No, no. Non ce l'hai? Ulisse c'aveva la maca Circe, lo sapevi tu? Che materiale era? Era fatta di un materiale magico. Beh, con la tela di Penelope. Bravo, era fatto con la tela di Penelope, si chiamava la maca Circe, capito? E gliel'aveva venduta a un venditore che sul prezzo aveva chiuso un occhio. Oh, Dolce Monella, si chiama Dolce Monella, infatti scrive: fare morire raggiati certi elementi. Hai capito? Certo, è Dolce Monella. Carmelo dice: una doccia fredda, lui non ci rinuncia. Ciro dice: oggi sono 9 anni di matrimonio, mio naturalmente. Auguri a mia moglie Rosalba e ai miei 2 bambini. Ma perché a te auguri niente, Ciro? A te niente? Auguri! Anche auguri a te! Coraggio. Il nostro piacere al quale non rinunciamo è quello di uscire con gli amici stretti, nel senso che sono 8 andare a macchina, capito? Sì, sì, c'è questa. I famosi amici stretti, perché sono 8 andare a macchina. Ma perché tu chi hai? Amico della salette, Massimo Tommaso Campanella, invece era un figurino, vi giuro. Portiere, ex portiere, un figurino, sabbiava, prima sabbiava da palo e palo, capito? Ora invece sabbia un bollo sano e meno di 5 minuti. Poi c'è un Sarosessa così che arriva al volo, brizzolato alla George Clooney, e mio cugino ci avevi capito, alla mascagna, pare Marco Polo nei 1000 lire. E dentro la canzone noi discutevamo beatamente con i signori Etna. C'è tutta la famiglia, c'è mio cugino, c'è la famiglia Etna, perché è venuta la signora Etna, mm-hmm. Il signor Etna, e poi è venuta la signorina Etna. Monte Silvestre. E poi c'è Tony Etna, ovviamente. E vabbè, insomma. E con la sua telecamerina. Sì, non tutte le ciambelle. Siamo contenti, tutti i vulcani vengono col cratere. Col cratere. Però va bene, in ogni caso è un figlio vulcanico, loro ne sono contenti o no? Non lo so, siete contenti di avere questo figlio? Assolutamente, intanto perché è un ragazzo sano è già una bella cosa. Vabbè. Ancora un'ora con Alla Catalla, sono le 13:04. Oh, questa sicuramente era una di quelle sigle famosissime dei telefilm, ma non era mica l'unica che ci ricorda la nostra gioventù. Senti un po' che ti faccio sentire adesso, Quale, Fiamma quale. Di Megalopoli! No. Megalopoli! Il più famoso degli eroi! Megalome. Bellissimo, Beh. Go Calvin Harris alle 13:38 ad Alla Catalla all'interno del box del Centro Sicilia per oggi e domani soltanto, dopodiché ci saluteremo. Domani saluteremo tanta gente, tanti ascoltatori. Ma chissà, molti non saluteremo. Chissà, però, e chissà quanti dimenticheremo. Io stavo cercando in questi giorni, così nei ritagli di tempo, di fare una lista. Però a Mario alla bomboniera mi sono fermato perché poi ne ricordo tanti. No, perché poi vabbè Cetti, Mario, la bomboniera, Fino Viene, Valentina. Qualcuno che poi non si è visto più per un po' di tempo. Marco Di Tania Giudo, che tira fuori. Dottore, Angelo il dottore, miseria, tutti quelli che ascoltano adesso e nomina Daniela da Messina, voglio dire ce ne sono tanti. Beh, voi fate una cosa, domani a partire dalle 11 cominciate a mandare i messaggi, esatto, al 333 477 2239. Finalmente abbiamo conosciuto la mamma di Tony Etna. Ai genitori diciamo coraggio. Ciao Giuseppe, a domani. Tutto sommato avete una figlia normale anche, dai. Va bene, a domani alla Catalla a tutti. Ciao Baffio. Ciao Giuseppe. Alla Catalla. Catalla?